Allora, io sono Mazza Francesco, lavoro qua alla Villa Santo Stefano d'Aveto. E cosa vi posso raccontare? Una mia giornata, diciamo, quella di oggi, con un risveglio un po' particolare, un cambio completo di situazione. Ora vi spiego. Il tutto consiste nell'essermi difeso in pratica negli anni da quello che potevano essere gli assalti dei cinghiali. Poi mi sono trovato ad avere l'assenza di cinghiali e ad imparare a convivere con il lupo invece, che era cosa per me nuova, completamente nuova. Passato un po' di tempo e si è imparato piano piano a convivere, forse, dico forse perché convivere col lupo potrebbe essere una cosa difficile, a convivere col lupo. Convivere col lupo significa difendere gli animali, difendere quello che sono, che possono essere gli attacchi, diciamo, del lupo. A questo punto credevo di essere arrivato a un ottimo risultato, invece mi sono trovato stamattina con una sorpresa nuova. Avevo sentito dire che i lupi cominciavano a ritirarsi un pochino, meglio avere dei problemi anche loro. Stamattina ne ho avuto la conferma, perché tutto ad un tratto mi sono trovato i miei raccolti disastrati almeno per il 30% di quello che doveva essere il raccolto di quest'anno. Ora mi chiedo, la misura qual è? Cioè, io mi devo rapportare con il lupo, con il cinghiale o con chi crede di organizzare tutto ciò? Organizzare, o meglio saper gestire. E io dico no, non sappiamo gestire niente, l'uomo in questo caso è niente, perché la natura prende le sue misure e fa i suoi passi. Ora, io in mezzo a tutto questo potrei chiamarmi la vittima, sì, perché se arriva il lupo mi mangia l'animale, se arriva il cinghiale mi mangia il raccolto. E io cosa posso fare? Convivere. Ma non basta convivere, perché questi animali, perché il lupo è nato lupo, il cinghiale è nato cinghiale, devono vivere, per vivere loro devono rubare. Cosa faccio? Mi metto a rubare anch'io? No, questo è il mio vivere qua, in questa situazione, in mezzo a queste bestie selvatiche. Se qualcuno avesse la bacchetta magica, mi piacerebbe sentire un'opinione o sentire dei punti di vista, ecco, perché io a questo punto potrei piangerci su, potrei essere triste, fregarmene, ma ho due bambine, devono mangiare, vogliamo vivere, vorremmo stare sereni.